questo gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon The Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone, sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò il ritardo arriverà. Doraemon, Doraemon. Sì, lo so, me l'ha regalato il mio papà. Pensa che arriva dalla Francia. Doraemon, andiamo a far volare l'aquilone. Doraemon non c'è. Come sarebbe che non ci sei? Dai, usciamo. Non voglio, fa troppo freddo. Che fannullone sono, farti pregare, andiamo. Io sono un gatto robot e i gatti robot odiano stare al freddo. Voglio che tu venga con me. Ho detto di no. Perché l'hai fatto? Non capisco perché ogni anno debba tornare l'inverno. A me piace il caldo. Se sei così freddoloso, dovresti affrontare il freddo e imparare a sopportarlo. Non è da te, devi reagire. Sì, è vero, non ci avevo pensato. Voglio diventare resistente alle intemperie. Bravo, così mi piaci, ben detto. Si gela! Ma guarda, ti sei ridicolo! Ehi, Doraemon, non esiste un ciuschi per questo tipo di problema? Sì, in effetti qualcosa c'è. Il cerchietto scaccia freddo! È giusto quello che ti ci vuole. Una volta indossato il cerchietto, quando si pronunciano termini come gelo o freddo, si stringe, ma non pensavo così tanto! Ai, mi fa male! Posso fare qualcosa per te? No, non potrò toglierlo solamente che fra 3 ore! Devo stare molto attento a non dire le parole freddo e gelo! Aiuto! Il cerchietto scaccia freddo! Wow! Che belli, hai visto come volano? Per forza che volano, con il vento che c'è oggi. Guarda, c'è anche Nobita, è arrivato con un aquilone sotto braccio. Forse vuole vedere se riesce a trascinarlo per terra come ha fatto l'ultima volta. Ti faccio vedere io. Tieni, ti dico io quando lasciarlo. Io sono pronta, e tu? Anch'io. Adesso! Ok. Sì! Che bello! Fa freddo! Oh no! Che corsa, sono tutto sudato! Ci credo! Senti che bel calduccio! Non sembra neanche che sia inverno! Anch'io sto sudando dal caldo! Ecco, forse è meglio se mi asciugo il sudore. Per favore, mi passi un fazzolettino di carta. Certamente, prendi pure. Oh, mamma, sto attento. Senti, fa troppo caldo. Andiamo a casa, dai. Ma che cosa dici? Siamo appena arrivati e già vuoi andare via? Dai, cerca di resistere ancora un po', Doraemon. No, fermati, l'aquilone! Non posso stare fermo, devo muovermi, altrimenti non resisto! Offre! Offre! Offre!
meno male, appena in tempo. Oh, ero sopra pensiero, grazie di avermi fermato. Ciao! Hai sentito che freddo oggi? Non l'hai detto tu? Cosa? Si sente male? Oh no, questa non ci voleva. A quanto pare il cerchietto non riconosce la voce di Doraemon e non capisce se a parlare è lui o qualcun altro. Che cosa dici? Hai il cerchietto scacciafreddo che si stringe ogni volta che sente le parole freddo o gelo. Oh, poverino, questo sì che è un guaio. Ora basta, non voglio star male per colpa degli altri. Non ci riesco, Shizuka, prova a darmi una mano. Niente da fare. È così stretto che non si sfila più. Allora è vero che non lo si può togliere prima di 3 ore. Senti, che idea, domani noi due ci scambiamo gli aquiloni, che cosa ne dici? No. Su, un po' di entusiasmo, sei così freddo oggi. Nobita, sei contento di aver rotto il tuo aquilone anche stavolta? Dai, sì, gentile. Mi faresti un corso su come non far volare l'aquilone, per favore? Ridete, tanto noi ne abbiamo uno più bello. L'aquilone volo io! Sembra un normale aquilone. Sembra, invece è assolutamente unico nel suo genere. Vi faccio vedere, lo metti per terra così. Ci sali sopra e a volare sei tu, non l'aquilone. Aiuto! Vola, vola, vola! Forte! Fermo! Che freddo, che freddo! No, non è vero! Io non ho freddo! Non ce l'ho! Io non ho quella cosa lì! Non ho quella cosa lì! Non ho quella cosa lì! Dai, Doraemon, non riprenditi! Ti prego, rispondici! Io voglio tornare a casa, Gian. Tu che fai? Resti? No, vengo con te. Il vento sta diventando troppo freddo. Scherza o fa sul serio? No, è serissimo. Se qualcuno dice freddo o gelo, lui sta male. Cosa? Che significa? Che è vietato dire freddo. Anche gelo non si può dire. Per quale motivo? Perché se sente dire freddo o gelo, si stringe il cerchietto che ha in testa. Basta, Shizuka. Scusami, avete capito adesso? Sì. Ehi, Gian, che ne dici mentre torniamo a casa di fermarci al supermercato a comprare qualche bibita? Buona idea! Ci prendiamo un paio di aranciate e soprattutto del tè freddo! Ai 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 ai! Basta, non ce la faccio più! Smettetela! Non è colpa nostra se il tè freddo si chiama così! Infatti, che c'entriamo noi? Non vedo l'ora di potermelo togliere. Andiamo a casa, così staremo al sicuro. Forza, cantiamo la canzone che abbiamo appena imparato. Il treno va con il freddo e con il gelo. No! Il vapore sta nel cielo. Il treno va. Doraemon, aspetta! Non prendere freddo. Una ricetta ideale per il freddo di questa stagione. Che calore! Su, sbrighiamoci a tornare a casa prima che il cerchietto si stringa ancora di più. Siamo a casa! Ah, eccovi finalmente! Come si sta fuori? Fa freddo! Non esiste rimedio più efficace per combattere influenza e raffreddore! Si può sapere cosa stai combinando? Vieni con me, presto! Allora, mamma, devi sapere... messo con ciuschi e quindi se dice freddo o gelo si stringe ancora di più. Abbiamo provato a toglierlo, ma è impossibile. Aspetta, potremmo tentare con il calore e forse così dovrebbe cedere un po'. Ci vogliono le stagioni in latina. Primavera, estate, autunno, inverno. Ne apri una e vivrai per 8 ore con il clima della stagione che hai scelto. Se apri l'estate, per esempio, farà caldo come se fossimo in luglio! E con il caldo estivo il cerchietto dovrebbe allentarsi! Ti lascio solo, così puoi goderti il calduccio in pace! Se hai bisogno, chiamami, ok? È proprio...
proprio un caro amico. Devo stare attento a non sbagliare. Se aprissi l'inverno ora che è inverno, si starebbe peggio che al Polo Nord. Ho sbagliato! Che freddo! Che caldo! Come va, Doraemon? Cos'è successo? Doraemon! Guarda come sono ridotto! Ho aperto l'inverno per errore! E adesso chi mette a posto? Hai un cuore freddo e insensibile! Aia! Ecco, sta fermo qui, così almeno non combini più disastri. Questa è una giornata da dimenticare. Non dire così, ci siamo divertiti anche se avevi freddo. Ma allora tu lo fai apposta! Che è successo? È successo che sono passate 3 ore! Finalmente! Ricorda queste parole, questo Chuski io non lo userò mai più! Sai, Doraemon, qualcosa mi dice che dovrai tenerlo altre 3 ore. La macchina realizza desideri. Un giorno mi è venuta improvvisamente voglia di mangiare il ramen di Sapporo. E siccome il motto della mia famiglia è se puoi toglierti uno sfizio e non tirarti indietro, siamo partiti subito per l'isola di Hokkaido. Ricordo che era un venerdì e che il profumo che saliva dalla scodella fumante di ramen era il migliore che avessi mai sentito. Il sapore, poi, non ci sono parole per descriverlo. Scommetto che era buonissimo. Altro che, il sabato e la domenica invece tutti sui campi da sci a divertirci sulla rinomata neve delle montagne dell'Hokkaido. Accipicchia, quanto ti invidio! Lo invidi anche tu, Nobita? Non proprio, scusa, ma ho altro a cui pensare. Ma ti rendi conto di quanto sia grave la tua situazione? È vero che sei sempre stato scarso, ma ultimamente la tua media dei voti non fa altro che abbassarsi. Stai attento, perché se nella verifica di domani non prendi almeno 50 punti, sarai costretto a ripetere l'anno! E adesso che cosa faccio? Non sono pronta ad affrontare la verifica di scuola! Bentornato, Nobita! Come fai ad essere già qui? Io so che cosa vuoi fare! Di che parli? Vuoi chiedere a Doraemon di accompagnarti a Hokkaido a gustare le specialità del posto? Ecco perché hai detto che non eri invidioso! Ma no, figurati! Devo mettere la testa sui libri e studiare per domani! Che razza di egoista! Non vuoi portarmi con te, è così? No, non è così! Doraemon, non sono nei guai! Puoi darmi una mano? Non vedi che sto lavorando? Non parlare, per favore! Regolare l'intensità dell'effetto è tutt'altro che facile! D'altronde devo riuscirci o la reazione sarà spropositata! Stop! Stop! Che Chuski è quello? La macchina realizza desideri! La macchina realizza desideri? Sì! E come si può capire dal nome, può avverare qualsiasi desiderio si voglia! Restamelo, per favore! Scordatelo! Figurati se riesci a farla funzionare, persino io sono in difficoltà! Ho chiesto di avere una montagna di Doroyaki e non è successo niente! No, è inutile, mi sa che è guasta, dovrò darle un'occhiata! Fratellone! Ti ho portato una cosuccia! Il mio desiderio si sta avverando! Che desiderio pesante! Una pasticceria del nostro quartiere è entrata nel Guinness dei primati con il Dorayaki più grande mai realizzato! Conclusa la gara non sapevano cosa farsene, così ho pensato di portarlo a te, che sei un estimatore! È per me! Grazie, ma non so se riesco a mangiarlo tutto! Ma no! Se vuoi lo riporto indietro! No, non lo fare! Ok, farò in modo di finirlo, non andrà sprecato! Ottimo! Alla prossima! Bene, mettiamoci all'opera!
squisito! Non riesco più a muovermi, tanto sono pieno! Questo ciuschio è proprio quello che fa per me! Vediamo un po'! No! Non fare sciocchezze! Te l'ho già detto! Non sei in grado di far funzionare quella macchina! È così che si accende! Salve! Qual è il tuo desiderio? Fantastico! Quindi adesso posso esprimere qualunque desiderio, giusto? No, Nobita, non farlo! Rispondere, prego. Qual è il tuo desiderio? Fammi pensare. Nobita! Desidero che Gianna subisca una bella batosta! Di che intensità? Indicare il livello tramite l'apposita manopola. Livello massimo, così impara a prendersela con me. Ricevuto! Non vedo l'ora che si avveri il desiderio! Io esco a cercare Gianna! No, aspetta! Fermo! Fermati! Nobita! Ah, eccolo lì! Quanto gli piace darsi le arie quando pattina per strada! Sono curiosa di vedere che tipo di batosta riceverà! Ma... È incredibile, l'ha schivato! Oh? Oh? Attento, John! Appena in tempo. Come stai? Nobita, come osi buttarmi a terra? Ma come io ti ho spinto per salvarti dalla macchina? Ah, volevi salvarmi? E speri che ti creda! Ho subito io la batosta! Hai visto che ti avevo detto? Questo ciuschio è troppo complicato per te! No, devo aver soltanto sbagliato a regolarlo, tutto qua! Stavolta starò più attento! Sei sempre il solito testardo! Vedrai che andrà tutto bene! Salve, qual è il tuo desiderio? Dunque, vorrei tanto mangiare i ramen di Sapporo! E se possibile vorrei mangiarli sul posto, insieme alla mia famiglia! Adesso diminuisco l'intensità, così... Ricevuto! Sì, pronto? Con chi parlo? Oh, ciao, maritino! Non so come dirtelo, tesoro, mi trasferiscono! Cosa? Ti trasferiscono? Oh? Ti mandano a Sapporo e cominci già domani! Cosa? A Sapporo? Hanno già organizzato il trasloco! Buongiorno, siamo dell'agenzia dei traslochi! Questo significa che dobbiamo venire tutti con te! Al lavoro! No, che fate? Smettetela! Non sono un pallone, ma che mogli, merda! Smettetela! Non ci passa, accidenti! Devi fare qualcosa! Rimedia questa situazione! Sì, d'accordo, ora ci provo! Neanch'io voglio andare a vivere in un'altra città! Devi esaudire il desiderio, ma senza strafare! In scala ridotta, ok? Hanno annullato tutto all'ultimo momento, meno male! Andiamo! Per un attimo ho temuto il peggio! Ti avevo detto di non regolarla, che è praticamente impossibile, e invece hai voluto fare di testa tua! Grazie mille! Grazie a lei, arrivederci! Nobita! La zia da Hokkaido ci manda una confezione di ramen di Sapporo! Hai esaudito il desiderio? Sì, più o meno. A volte esagera e a volte fa troppo poco. È la prova che è inaffidabile! Rimetti la macchina e realizza desideri nel gattopone, forza! Stai attento, perché se nella verifica di domani non prendi almeno 50 punti sarai costretto a ripetere l'anno!
L'avevo dimenticata! Ancora uno, faccio avverare un ultimo desiderio e poi smetto! Cosa? Salve, qual è il tuo desiderio? Cosa? Vorrei evitare di fare la verifica che è programmata per domani a scuola! Non posso crederci! Non vuoi farla per nessun motivo al mondo, giusto? Assolutamente no, costi quel che costi, non devo esserci! Ricevuto! Ah, quanto mi piacerebbe sapere fin da adesso in che modo la macchina esaudirà il mio desiderio! Ho un'idea! Smettila! Non frugare nel gattopardo! Prendo solo in prestito la tempovisione! E ora vediamo come il mio desiderio si tramuterà in realtà! Stamani all'alba, uno spaventoso tornado si è abbattuto sulla regione con forza inaudita, mettendo in ginocchio la nostra città e provocando ingentissimi danni a strade e edifici. Anche le scuole, che dovrebbero servire da rifugio, sono nella totalità dei casi inagibili e al momento no, non è possibile non è prevedere quando riapriranno. No, non è questo che ho chiesto, devi semplicemente evitare che si faccia la verifica, non provocare una catastrofe! Ricevuto! Chissà se riuscirò a scamparla ora che ho posizionato il regolatore sul minimo. Perché se non funziona, non avrò alcuna speranza di prendere un bel voto. Oh no, Nobita, svegliati! Devi andare a scuola! Guarda la sveglia, hai visto che ore sono? Che disastro, sono in ritardo! Aspetta, ti sei dimenticato i pantaloni! Ti presenti adesso? La verifica è terminata, per punizione resti qui in corridoio! Non è giusto! Anche se non è come voleva Nobita, il desiderio si è avverato!